Amici del Cuore Ovale, Pietro Furlotti che vi parla, dandovi il benvenuto sulle frequenze di Radio Etilica. Questo è Rolling Mall, la finestra sul rugby internazionale alla quale ci affacciamo con occhi nocetani. Domenica dalla portata principale indigesta per il rugby noceto, che rimedia in quel di Udine una sconfitta inattesa e vede allontanarsi ulteriormente la possibilità di chiudere al primo posto la regular season, mentre il famelico Colorno in casa col Petrarca non sbaglia e vola più 6. Solo la matematica tiene ancora in gioco le sorti della testa della classifica. Guardando il bicchiere mezzo pieno, magari di una grappa friulana secca e allappante, il 15 di Marco Frati guadagna però il matematico accesso alla fase barrage ed è importante non dimenticare mai quali erano gli obiettivi a inizio stagione. Applausi a scena aperta per una delle colonie nocetane che militano in top 12, stiamo parlando dei Diavoli d'Oltrenza che, con una prova grandiosa di Capitan Farolini e del cecchino Gennari, hanno alzato al cielo la loro prima Coppa Italia. Ci sarà spazio anche per parlare del torneo Colla de Sensi, andato in scena ieri sui campi di Noceto, una macchina meravigliosa e ben collaudata i cui ingranaggi sono oliati dalla passione ed dedizione di decine di volontari. Tratteremo anche la tappa del torneo del Ducato di Rugby Touch, andata in scena a Colorno, dove Sancho Pancia e Noceto hanno vinto tutte le partite. Qui al mio fianco un ospite prestigioso, reduce da una vittoria storica. Ve lo presenterò dopo la sigla! Un atleta dinamico ed estremamente concreto, un giocatore generoso e dotato di grande carisma, tanto che attualmente veste i gradi di capitano del massimo campionato italiano. Con le giovanili del Noceto ha sollevato trofei lungo tutta la penisola, un'abitudine che non ha perso col passare degli anni. Sabato ha scritto una pagina di storia del rugby emiliano, tingendo il cielo sopra lo stadio Lanfranchi di Parma di rosso e nero. Abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Dado Farolini, capitano del Valo Rugby. Ciao Dado! Ciao a tutti. Allora, dici le prime sensazioni, perché sollevare la Coppa Italia, insomma, non è da tutti. 32-10 ai danni del Valsugana, che partita è stata? Raccontaci un po' le tue sensazioni. Ma vabbè, ovviamente io ero felicissimo, ero attesissimo prima della partita e ci aspettavamo forse una partita un po' più semplice. Diciamo che un po' ce la siamo complicata noi, un po' sono stati bravi loro, merita loro, e l'abbiamo comunque risolta negli ultimi 20 minuti la partita. Anche perché, andando a vedere sulla carta, insomma, voi eravate strafavoriti, si può dire così? Sì, anche perché sia all'andata che al ritorno in campionato credo, mi ricordo, di aver fatto 40 punti tutte e due le volte. Sì, adesso non ricordo e la partita bene, però non era mai stata in discussione, ma comunque una finale è una finale. È sempre una finale, sì. campo neutro, anche se c'è da dire che la compagine parmigiana, partendo dal head coach Manghi a voi di Noceto, e poi ci sono tanti giocatori parmigiani, insomma, lo stadio Lanfranchi era schierato. Beh, certo. Cioè, sicuramente è stata una mossa per attirare pubblico, perché giocare a Lanfranchi poteva attirare persone e quindi anche il Valo Rugby era d'accordo su questa cosa. E spiegami il momento più teso, insomma, qual è stato il momento che tu hai capito che potevi arrivare ad alzare questo trofeo? C'è stato un momento della partita? Ma sinceramente non sono mai stato, cioè, sono sempre stato convinto di tirarla su questa coppa qua, perché comunque avevamo un girone molto più difficile del loro, perché avevamo comunque Viadana e Firenze, che sono due squadre ben attrezzate, e venivamo comunque da due vittorie con loro in campionato, e quindi tutto faceva presagire, faceva presagire. Una vittoria. Però, come dicevi tu, insomma, quando si tratta di una finale secca non si sa mai bene. Ma no, poi quando hai anche, insomma, tutti gli occhi puntati addosso, perché se sei la favorita devi vincere, e la società comunque ci teneva molto, noi ci tenevamo molto, e tanti di noi non hanno mai giocato una finale, e anche questa è una cosa importante, e quindi, insomma, credo che poi nel secondo tempo sì, è iniziata un po' male, ma dopo con le unghie, insomma, siete, abbiamo lottato per portarla a casa, insomma. Come avete festeggiato? Dove siete andati? Raccontaci un po' dopo i festeggiamenti, fino a dove puoi raccontare. Certo. Beh, no, in realtà siamo stati in clubhouse, che gli old hanno cantato, insomma, c'era un karaoke, qualcosa del genere, se si può dire. Beh, così tu sei un grande cantante. Beh, io sì, un cantante incredibile. Sono sempre allenato, sì, dopo ci proverò. Poi dopo siamo andati in centro, sì, non siamo andati a Reggio perché c'era un problema di macchine, o più che altro di patenti. Di patenti. E allora siamo andati tutti in centro, siamo andati al Petit, lì a Parma, che è venuto anche il presidente con noi,
Sono state una bella festa. Sì, dopo siamo stati lì per tanto tempo insieme, anche col presidente tutti, e poi dopo noi giocatori siamo andati a fare schifo da un'altra parte. Sì. E dopo quelli un po' più anziani sono andati a letto. Esatto. Però diciamo significativo il fatto di giocare a Parma e festeggiare a Parma, perché comunque la componente parmigiana... Anche perché non potevamo organizzarci comunque per andare a Reggio prima ancora di aver vinto la partita. Siamo qua a due passi, però... Sì, però è andata così, tenere bassa la cresta. Abbiamo tanti argomenti da snocciolare, ci sono tante sorprese, protagonisti di ieri, ma arriviamo con il primo pezzo della serata. Amici di Rolling Mall, bentornati sulle nostre frequenze. Al mio fianco il capitano del Valo Rugby, il nocetano Dado Farolini, protagonista nella vittoria della Coppa Italia contro il Val Sugana per 32-10. Ma adesso proveremo a contattare in diretta radio un altro super protagonista della sfida di ieri, vediamo se ci risponde, speriamo sia a letto, forse non ha ancora digerito i fumi della vittoria. Spenna! Ciao ragazzi! Oh, sei in linea, in diretta su Radio Etilica Rolling Mall, grazie di aver risposto al telefono, come stai? Bene, bene, mi sto riprendendo bene. L'hai smaltita tutta o ce n'hai ancora? No, l'ho smaltita tutta. Allora siamo a posto. Ascolta Spenna, sei stato protagonista assoluto nella vittoria di questa Coppa Italia nella finale. Ti sei piaciuto? Che voto ti dai? Non lo so, che voto sei, dai, è sufficiente. Meno, figlio, super modesto, un Gennari modestissimo. Ascolta, a chi dedichi questa vittoria? La dedico al mio piede sinistro. Ah, che era il titolo anche di un film. Esatto. Saranno stati duri allenamenti che fai a piazzare, a portarti a questo risultato. Esatto. Hai cominciato stamattina alle 6:30 ad allenarti, ancora a piazzare, per migliorarti sempre di più, no? No, ho iniziato stamattina alle 6 a caricare del caffè. Bene. Spena, adesso andiamo un po' nel dettaglio, dal tuo punto di vista, sì. Che partita è stata? Dunque, è stata una partita che potevamo, come detto Dado prima, mettere in saccozza il prima possibile, solo che per vari motivi ci siamo messi in difficoltà per colpa nostra. Poi dopo, per fortuna, non abbiamo mollato e il risultato si è visto. Un grande risultato, è una pagina importante di rugby che avete scritto. Che cosa vi siete detti nello spogliatoio prima di scendere in campo? Ci siamo detti che di pensare soprattutto ognuno quello che deve fare, e poi che questo deve essere il primo di tanti tornei. Deve essere il primo di tanti trofei. Ecco, mi hai anticipato la domanda che vi avrei fatto, adesso c'è qui anche Dado. Adesso avete messo un tassello importantissimo, però per voi potrebbe non essere ancora finita. Che cosa c'è da aspettarsi da questo Valo Rugby? Adesso intanto c'è da finire il campionato e prendere prima di tutto essere matematici ai playoff. Poi si vedrà, poi daremo tutti il 100%. Dare tutto il 100%, Dado, tu come la vedi? Faccio anche a te la stessa domanda. Voi siete stati un po' la sorpresa di questo campionato. Si sapeva in estate, avete fatto approfondito la rosa, resa più competitiva, i cambi, eccetera. Però in pochi avrebbero scommesso su questo risultato all'inizio. Adesso siete lì e cosa succede adesso? Ma guarda, alla fine credo che con le partite, con le vittorie si prende coscienza anche dei propri mezzi, e anche noi ovviamente siamo carichi per affrontare al meglio questo finale di stagione e gli eventuali playoff. E credo che magari rispetto alle altre, da un certo punto di vista, potremmo anche essere avvantaggiati, nel senso che comunque siamo sempre alla mina vagante, perché ci sono squadre, le altre tre probabili squadre saranno comunque, sono squadre che hanno tutto da perdere. Ovviamente sono più rodate di noi, magari a giocarsi delle finali o delle semifinali, ma comunque era il loro obiettivo inizio stagione. Il nostro lo è diventato già dopo due partite, però comunque siamo
partiti come, con l'obiettivo di fare meglio della passata stagione, che eravamo arrivati settimi comunque. Spenna, Dado sta parlando di situazioni mentali, da quel che ho potuto apprendere, ne parlavamo anche prima. Il piazzato decisivo ha un aspetto mentale importantissimo. Tu ormai non hai, nel senso, tu sei un cecchino perfetto, però non ti sei emozionato assolutamente. Come hai vissuto questi attimi a piazzare in questa partita, una cornice di pubblico importante, un trofeo, o non senti assolutamente niente? Cioè, per te piazzare in finale di Coppa Italia o piazzare in un amichevole è la stessa cosa? Nel senso, riesci a depurarti completamente da qualsiasi emozione, isolati e centrare i pali? Delle volte sì e delle volte mi è un po' più difficile. Diciamo che sabato non ho avuto grossi problemi. Si è visto. Però è tutto un fatto mentale comunque. È tutto un fatto mentale, perché adesso io ti ho preso in giro, però adesso sono serio, nel senso che tu dici che ti alleni poco, perché la dote del piazzatore è indiscussa e ovviamente ce l'hai. L'aspetto mentale forse è più da curare che non l'allenamento fisico. Infatti io la cosa mentale la curo tantissimo, questa cosa qua, assolutamente. No, sto scherzando. No, proprio zero proprio. Niente, ti riesce naturale, sei un talento naturale. Sì. E niente, allora Spenna, tu sei sempre il benvenuto qui quando vuoi intervenire. Auguriamoci di poter parlare ancora di gesta strepitose di questo Vallo Rugby targato Noceto, perché insomma voi siete due protagonisti che stanno tenendo su la bandiera rossonera insieme a tanti altri, chiaramente. Poi c'è l'altro che è scappato tra po'. E niente, quello che è scappato, che cosa potresti dirgli qualora ci sentisse? La tartaruga ninja. Esatto, sì, la tartaruga ninja. Lo salutiamo. Perché gli faccio sempre commentare delle sconfitte. Allora, invece, l'ultima volta gli ho fatto commentare una vittoria, era molto contento. Ecco. Quindi chissà, che l'augurio è quello che si possano commentare tante vittorie sia per voi che per loro, sia che per la tartaruga ninja. Devo dire che salutiamo e abbracciamo per chi ci riesce. Niente, Spenna, grazie di essere intervenuto. Grazie, resta in linea e in ascolto di Radio Etilica. Noi andiamo con il prossimo pezzo. Ciao. Vabbè. Amici di Radio Etilica, benvenuti sulle nostre frequenze. Pietro Furlotti che vi parla, al mio fianco Dado Farolini. Adesso proviamo a contattare l'allenatore della Mischia e della Tush del Vallo Rugby, l'azzurro Carlo Festuccia, che abbiamo l'onore probabilmente di avere in linea. Il telefono sta squillando. Ciao. Carlo, buonasera, sono Pietro Furlotti, ciao. Ciao Pietro, come stai? Bene, tu come stai? Hai smaltito i fumi della vittoria? I fumi dell'alcol. non volevo dirlo. Che dici? No, ti chiamavamo perché insomma tu sei una figura storica del rugby italiano, tallonatore della nazionale, della migliore, forse tra le migliori nazionali in assoluto. Sei approdato al Vallo Rugby e hai conquistato il primo trofeo scrivendo una pagina importante di storia. Raccontami un po' la partita e come è andata, ecco, quali sono le tue prime emozioni? Ma sì, sinceramente visto l'avversario non se l'aspettavamo fin dall'inizio. Sapevamo che sarebbe stata sicuramente più dura delle altre volte che abbiamo affrontato il Valsugana, perché è comunque una finale. Sì, è sempre il leitmotiv di questa serata, insomma, voi sulla carta eravate più forti, però se è una finale forti, mi insegni tu che... è una finale, quindi è tutto completamente diverso. Infatti il primo tempo diciamo che non abbiamo brillato, abbiamo commesso un po' troppi errori, abbiamo dato un po' troppe chance a loro, diversi problemi in rimessa laterale, quindi ci hanno condizionato molto. Poi come al solito quest'anno nel momento di difficoltà i ragazzi hanno iniziato a giocare, a macinare il gioco e sono andati subito due mete, subito dopo la loro marcatura, quindi sull'11-10 i ragazzi hanno iniziato a giocare, anche perché era il 52esimo, quindi sì, la reazione era il caso di darsi una svegliata, insomma, diciamo una svegliata, esatto.
Ascolta, quindi... Carlo, tu oltre alle tue capacità tecniche ovviamente hai portato la tua dose di carisma a questi ragazzi. Loro insomma ti seguono, come li vedi? Alcuni sono molto giovani, altri più esperti. Che valore rugby è questo? È un rugby che è un giusto mix. Rispetto all'anno scorso abbiamo giocatori un po' più completi, un po' in tutti quanti i reparti. I tre quarti stanno giocando molto meglio dell'anno scorso, i ragazzi hanno capito bene o male il sistema di gioco, quindi è una squadra che gioca, che comunque non ha timore di giocare. L'anno scorso eravamo la squadra neopromossa, diciamo, con poche aspettative. Quest'anno, con un paio di innesti di qualità, comunque il livello si è alzato fin dall'inizio, quindi sicuramente è un gruppo che sta bene insieme. Quella è la cosa fondamentale. I ragazzi dicono che non hanno problemi tra di loro, quindi è sicuramente importante quello, perché se non ti diverti in mezzo a un campo di rugby sicuramente non ci vai a prendere schiaffi. Certo. Squadra. Adesso ti faccio una domanda difficile. Insieme a Roberto Manghi avete iniziato un percorso veramente importante. Io seguivo Roberto perché quando ero al Colorno, quando ha vinto il campionato proprio ai danni del Colorno, ottenendo la promozione in eccellenza. E quindi, insomma, com'è stato il percorso che vi ha portato ad arrivare qui? E poi chissà dove, l'augurio è quello che è di altri traguardi ne raggiungerete. Altri, ecco, è il mio augurio. Com'è successo? Spiegami in due parole, se puoi. Prima cosa, bisogna sempre volare abbastanza basso, mai cantare troppo presto vittoria. L'anno scorso eravamo partiti, dovevamo fare grandi cose, e poi alla fine abbiamo fatto un onorevole settimo posto. quest'anno le cose sono andate diversamente. La squadra, il club ha mantenuto un profilo basso fin dall'inizio. E lo staff, la dirigenza pure, i giocatori pure, e abbiamo giocato partita dopo partita senza avere problemi. Quindi dove arriveremo chi lo sa. Adesso siamo nella zona playoff, non è ancora matematica, ma sicuramente alla nostra portata. Giochiamo domenica dopo domenica e poi alla fine tireremo le somme. Qualunque cosa verrà in questo momento sicuramente sarà un risultato, un traguardo importante per questa squadra che negli annali è sempre stata presente, però non ha mai avuto grandissimi risultati. Roberto tutti quanti lo conoscono a Parma e provincia per il suo carisma, quello che ha portato. E per il suo modo di lavorare e per il suo modo di relazionarsi con i giocatori. Io se l'ho avuto come allenatore nel mio periodo di gioventù, appena arrivato a Parma, e da lì abbiamo instaurato sicuramente un ottimo rapporto. Se sono lì a Reggio è anche grazie al rapporto che abbiamo coltivato in questi anni. Quindi, pur essendo stato all'estero, ho mantenuto comunque rapporti con Roberto. Quindi anche il fatto di lavorare con Willy Vacchi, che sicuramente è stato... Sì, sì, giusto citare anche gli altri dello staff, perché comunque state facendo cose importanti. Ti chiedo, Reggio, come dicevi tu, ha sempre avuto una cultura rugbistica senza andare tanto ai vertici. Ti chiedo, la città come sta rispondendo a questo vostro, diciamo, campanello di richiamo? Spero che dopo questa vittoria di domenica la città risponda sinceramente un po' meglio di quello visto finora. Purtroppo il calcio è il primo sport a Reggio, purtroppo per fortuna, seguito sicuramente dal basket e da noi. Spero che la città risponda un po' meglio e che ci venga a supportare, perché comunque i ragazzi hanno bisogno anche del tifo del pubblico. Tu sei un uomo di campo, un uomo di rugby, mi hanno detto che hai giocato anche quest'anno. Come è stato il ritorno in campo, tornare a calcare l'erba e prendere in mano l'ovale per tirare una touche? Com'è stato? Raccontaci. Ritorno obbligato a casa infortuni, mi sono fatto convincere a inizio stagione da Roberto. È stata dura convincerti, Carlo. Avevo detto che non avrei più voluto giocare, poi però problemi con chi comandi mi sono tesserato, non avendo un altro allenatore, e devo dire che ancora mi diverto bene. Non avevamo dubbi, perché comunque il rugbisti si è per tutta la vita. Esatto. Dai, Carletto, gliel'avrei chiesto a te di giocare.
Hai sentito che Dado sta insinuando che sei stato tu a gli hai chiesto te di giocare. Questa è la verità. E facciamo questo scoop in diretta. Sì, è andata così, è andata così. La verità è quella, sì. Va bene, Carlo, io ti ringrazio a nome di tutto il programma. Carlo, ricordiamo Aquilano, che con Noceto ha un feeling particolare, perché noi e gli aquilani siamo praticamente fratelli gemelli. Uniti a filo diretto. Esatto. Ti faccio il mio in bocca al lupo e grazie ancora, Carlo. Ci sentiamo prossimamente. Ciao, un abbraccio. Ciao Carlo, ringraziamo Carlo Festuccia e lanciamo il prossimo pezzo. Bentornati sulle nostre frequenze, parlavamo di piatti indigesti in apertura di trasmissione, siamo arrivati a parlare di Serie A col Noceto sconfitto a Udine per 29-28. Andiamo a leggere i risultati della ultima giornata del campionato nazionale di Serie A, girone 2, dove il Paese ha pareggiato 19-19 con il Valpolicella, il Vicenza ha fatto 20-27 contro Tarvisium, il Rugby Color ha vinto 30-24 contro il Petrarca, Badia Brescia 59-7. La classifica recita così, con il Colorno là davanti a 67, segue la Rugby Noceto a 61, Petrarca 45, Tarvisium 40, Paese 38, Badia e Udine 37, Valpolicella 36, Vicenza 16, Brescia 7. Quindi, Dado, parlavamo di questa sconfitta in attesa. Tu che sensazioni hai avuto quando hai poi appreso il risultato del Noceto? Te l'aspettavi? Secondo te cosa è successo? Ma guarda, io ero al Barino e ho visto buona parte del secondo tempo e poi dopo ho smesso perché lo sono dovuto andare con la De Sensi, ma ho visto un Udine molto agguerrito, a dire la verità. Adesso, non avendo visto il primo tempo, non posso commentare la partita, però sinceramente non me l'aspettavo infatti ragazzi. Un po' tutti, ecco, siamo rimasti un po' amareggiati. Infatti sentiremo tra poco il contributo audio dell'head coach Ciccio Frati, che dice: io ci sto a perdere una partita se gli altri sono più forti, quindi insomma è un po' duro coi suoi. Ci sta comunque quando fai un campionato di questo genere, cioè comunque un campionato dove hai brillato per tutta la stagione. Se non sbaglio hanno perso solamente a Petrarca, è difficile da mandare giù, perché ovviamente ti senti la responsabilità della partita, di come sono andate le cose. È ovvio che se ci avessero raccontato ad agosto l'evolversi di un campionato del genere, tutti noi avremmo stropicciato gli occhi, per dire, insomma, gli obiettivi non erano diversi, insomma. No, certo. Poi però quando arrivi qui e vedi che batti il Colorno, pareggi là dopo una partita incredibile che forse meriti anche di vincere, e poi però lasci qualche punto per strada, ma noi nocetiani siamo così, nelle partite importanti dei leoni dopo ogni tanto ci perdiamo, ma dopo saltiamo sempre fuori. Allora Dado, andiamo a sentire a tal proposito l'audio di Marco Ciccio Frati. Seconda sconfitta stagionale, seconda sconfitta in trasferta soprattutto, e che è arrivata contro una squadra che ci ha messo in difficoltà come all'andata nei punti d'incontro e che ci ha messo quel pizzico di voglia in più che a noi è mancata soprattutto nel primo tempo. Veramente un bruttissimo primo tempo, privo di voglia, privo di determinazione, e è stato un miracolo se lo abbiamo chiuso solo sul 12-7. E la cosa che mi delude di più, che ho detto anche ai ragazzi, è che io ci sto a perdere, ma se la squadra contro cui gioco dimostra di essere più forte di me. Io non ci sto a perdere se la squadra contro cui gioco ha più fame di me. Questa è una cosa che voglio che capiscano i miei ragazzi e che si devono portare dentro per tutta la loro carriera. E niente, torniamo a casa comunque con due punti, adesso comunque il Colorno è a più 6 e diciamo che soltanto la matematica non ci dà l'estromissione del primo posto, però nel senso adesso
diciamo che pensiamo più a noi, nel senso che prepariamo queste ultime tre partite per, anche per affrontare al meglio il quasi sicuro barrage che dovremo affrontare a maggio. E niente, insomma, si riparte. Adesso abbiamo due partite in casa per, diciamo, per rialzare un po' l'asticella, rialzare un po' l'entusiasmo. E l'ultima a Tarvisium, insomma, vedremo se c'erano un po' di cambi per, in vista del, appunto, del barrage. E comunque niente, gli obiettivi rimangono e ci proveremo fino alla fine. Ringraziamo Marco Ciccio Frati per il suo puntuale contributo. Il Noceto sarà impegnato domenica 7 aprile in casa contro il Badia, poi c'è Tarvisium Paese, Brescia Colorno, Petrarca Vicenza, Valpolicella Udine. E Dado, adesso andiamo a solcare quello che è il tuo territorio, ovvero il campionato di Top 12, e andiamo a leggere le partite del prossimo turno, la 20ª giornata che si gioca tra il 6 e il 7 aprile, dove il Rovigo ospiterà il Viadana di Pippo Frati, Valsugana Verona, Fiamme Oro San Donà, Aeroporti Medicei Lazio, Valo Rugby Petrarca, Calvisano Mogliano. Ospitate il Petrarca, Dado, insomma, non sarà una partita facile, che partita ti aspetti? Ma sicuramente verranno qua con la voglia di fare il risultato, anche perché all'andata noi abbiamo vinto a Padova. Modestamente. Era tanto tempo che loro non perdevano in casa, perché comunque la passata stagione, adesso non so, però si parlava di questo record di imbattibilità del Padova e noi, inaspettatamente per loro, siamo riusciti a vincere e niente, quindi sicuramente sarà una partita dura. A noi serve la vittoria perché matematicamente non siamo ai playoff, loro sono sotto di noi di qualche punto, quindi anche loro cercheranno punti per chiudere la faccenda il primo possibile, e anche perché comunque davanti ci sono due corazzate come Rovigo e Calvisano che difficilmente da qua alla fine vorranno perdere delle partite, anche perché noi con Calvisano ci giochiamo l'ultima partita di campionato. Sarà una partita interessante quella lì, perché potrebbe essere una partita, diciamo, dove far turnover, è quello che vi auguro, insomma, perché anche voi state dando vita a uno dei campionati, delle stagioni più spettacolari ed entusiasmanti della massima serie italiana, perché erano anni, insomma, che non si vedeva, sì, una lotta così, certo, avvincente là in alto. Andiamo a leggere la classifica: primo Calvisano 76 punti, seguito dal Rovigo a 73, poi ci siete voi a 72, il Petrarca a 69, le Fiamme Oro 58, Medicei 44, Viadana 40, San Donà la pari con, sempre con 40 punti, Mogliano 36, Verona 24, Valsugana 20, Lazio 15. Quindi abbiamo parlato di una bella sorpresa. Secondo te si gioca tutto nelle ultime giornate, oppure loro, le teste di serie, diciamo che sono Calvisano e Rovigo, molleranno un po', tu conoscendoli? No, non molleranno, perché Rovigo li conosco abbastanza bene e vogliono sicuramente giocare la finale in casa, anche perché la tifoseria calcistica, sì, e poi comunque molto pressante. Calvisano è proprio in classifica e comunque sarebbe insensato pensare che non lottino fino alla fine per giocarsi la finale in casa, e dietro ci siamo noi e Padova, che comunque dobbiamo fare punti. È ovvio che se si vincono le partite, sperando anche in un passo falso delle prime due, esatto, insomma, non è, beh, noi abbiamo lo scontro diretto con Calvisano, ce l'abbiamo, quindi volendo, però Rovigo non ha più scontri diretti con le prime quattro, quindi è già diverso. Il discorso è diverso, sì. Invece se andiamo a vedere la coda della classifica, anche lì in basso, insomma, la lotta è avvincente. La Lazio secondo te è candidata a scendere, oppure ancora qualcosa da dire? Allora la Lazio, diciamo che senza la penalizzazione che hanno preso adesso, non mi ricordo contro che squadra, sarebbero a pari punti col Valsugano, comunque sarebbero lì, quindi si parlava di un ricorso, esatto, penso, ecco, che siano ancora in attesa del verdetto, che siano ancora in attesa del verdetto, e nel caso in cui comunque la Lazio deve giocare con il Valsugana, adesso non so se l'ultima, forse l'ultima di campionato, e il Valsugana però credo che abbia
il, come si dice, il calendario più facile, perché si gioca più facile tra virgolette, certo, però non è mai facile, però ha due scontri diretti con Verona e con la Lazio, alla fine sono due scontri che se vincenti potrebbero salvarti la stagione, e quindi è in casa tutte e due, e si va a giocare a San Donà in trasferta la prossima settimana. Credo che abbia il calendario più favorevole, ecco. Poi dopo bisogna giocare le partite, quindi si vedrà. Ci sono scenari importanti in tutte le varie ottiche in cui uno può guardare questa classifica. Come dicevamo prima, è una stagione entusiasmante da seguire fino all'ultimo respiro. Adesso andiamo con il prossimo pezzo, prima di parlare di un grande evento che è andato in scena ieri a Noceto. Bentornati sulle frequenze di Radio Etilica, questa è Rolling Mule. Parlavamo di un grande evento andato in scena ieri a Noceto, si tratta del Colle dei Sensi, uno dei più grandi tornei di rugby giovanile. Abbiamo in collegamento Andrea Scozzesi, presidente del Rugby Noceto, lo stiamo chiamando, il telefono squilla, vediamo se ci risponde, speriamo di sì, perché se no lo tiriamo giù dal letto. Ci aveva promesso una... Eccolo, ciao Scotch, grazie di essere in diretta sulle frequenze di Radio Etilica, come stai? Ero in pigiama, benissimo. Devi essere uno spettacolo in pigiama, eh? Ascolta, no, parlavamo di questo grande torneo, com'è andata? Beh, direi benissimo. Sei soddisfatto? Molto, 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 perché il tempo ci ha sempre dato una bella mano. E emozionanti tutti gli anni. Quest'anno, tra parentesi, ho fatto venire anche amici e parenti che ci hanno fatto dei grandi complimenti. Non ho mai visto una bene. No, siamo veramente molto contenti. Qual è la forza? Ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, perché senza di loro non si riesce a fare niente. Perciò tutti i genitori, gli amici, i ragazzi che erano andati sui campi, è stata una roba meravigliosa, molto bella. Molto, molto. Qual è il segreto del successo del Colle dei Sensi? Ma non lo so, è una manifestazione che ha 25 anni, è sempre stata fatta con passione, probabilmente è questo che ci dà la possibilità di avere questi risultati. Io sento anche le persone che vengono giù, che portano le squadre, e vanno tutti a casa molto contenti, evidentemente c'è qualcosa che, non lo so, è una roba che viene naturale e viene molto bene. Non ci sono ricette particolari. Beh, innanzitutto si mangia molto bene, questo posso confermare. Io l'ho giocato tante volte. Qui al mio fianco c'è Dado Farolini, che l'ha vinto minimo due volte, non si ricordava. Non mi ricordo se l'ho vinto anche in Under 8, non mi ricordo questa cosa qua. Andremo a spulciare gli archivi, Scotch, per... Vabbè, il Dado lo conosce bene, va. Lo conosce bene. Comunque è anche una formula vincente, perché tante squadre giocano tante partite, cioè non è che perdi una partita e allora... No, invece qui... No, c'è anche da dire un'altra cosa. È una cosa che tiene impegnate le squadre solamente una giornata, a metà pomeriggio sono libere di andare. E questo permette anche a squadre che vengono da lontano di liberarsi velocemente. Ringraziamo ad esempio l'Aquila, che è sempre stata presente fin dalla prima edizione, che sono magnifici. Sono delle persone squisite. Un saluto agli aquilani. Scotch, intanto che sei qui in linea, non posso non chiederti della sconfitta di Udine e della stagione che sta facendo la Rugby Noceto. Insomma, a inizio stagione, se ci avessero detto avrai il rammarico alla terz'ultima giornata o quella che è, insomma, ci saremmo stropicciati gli occhi. Guarda, dicevamo prima, come la vedi tu? Ai ragazzi all'inizio dell'anno bisogna sempre dare qualche obiettivo. Io dentro di me l'obiettivo di arrivare a fare le semifinali ce l'avevo, però insomma era una cosa che non era preventivata. Devo dire che ci siamo arrivati meritatamente. Stiamo, sai che Noceto ogni tanto ha queste cadute. Lo diceva prima Dado, noi siamo nocetani, la partita decisiva col Colorno, se non la vinciamo ci andiamo molto vicino, poi succede che magari... E dopo abbiamo ci spegne la luce in alcuni momenti. Ho visto l'ultimo pezzo della partita, una partita che avessimo giocato con molto 4 d'ora, abbiamo fatto i 5 punti. Non posso dire niente, perché comunque il risultato acquisito è quello e andiamo a fare le semifinali. E adesso avremo tempo di far giocare anche qualche ragazzo, visto che il campionato del CSI ferma, qualche giovane promettente sicuramente lo metteremo dentro, daremo un po' di riposo e ci prepareremo per la fase finale.
quello che arriva prendiamo. Io ho detto ai ragazzi che bisogna entrare a tutte le partite, poi dopo che non si preoccupano, tutto quello che viene lo gestiremo. Comunque è un grande gruppo, sta facendo grandi cose, abbiamo ancora negli occhi i due derby che insomma siamo andati via con qualche rimpianto anche da Colorno. Beh, l'ultima partita è proprio di sì, ma detta anche da persone insomma non tifosi nostri, insomma una partita che sulla ai punti avremmo sicuramente meritato di vincere. Bene, io sono molto molto contento, sono molto contento del gruppo, perché è un gruppo meraviglioso, ci si va volentieri alla squadra, perché è un bel gruppo, tutte le persone che entrano in quel gruppo sono contente e rimangono al centro, perciò vuol dire che la miscela è quella buona. Miscela buona, quindi sono questi gli ingredienti del successo di questa squadra, che però nonostante la sconfitta ha guadagnato l'accesso matematico al barrage, e quindi ne vedremo delle belle. Secondo me sì, perché questi zucconi qui, se si mettono in testa che devono vincere la partita, la vincono, perciò aspettiamoci delle sorprese. Faremo i conti quando il campionato sarà finito e ne riparleremo qui, magari ti inviterò anche qui se porti anche, non so, magari una bottiglia di vino o una cassa di birra, se no non entri, va bene. Niente Scotch, aspettate, grazie di essere aspettate. Intervenuto, puoi tornare al tuo divano in pigiama. Un saluto a tutti. Ciao Scotch, grazie mille. Ciao Dado. Ciao Scotch, ciao. Allora Dado, comunque grande emozione anche del presidente scozzese per questo evento, che insomma ha visto tantissime adesioni, il mini rugby, cioè tu come la vivi il fatto di un bambino che inizia a giocare a rugby? Qual è l'obiettivo? Com'è che si avvicina un ragazzino che non ha mai visto una palla ovale, perché tu magari hai sempre vissuto nell'ambiente, eccetera eccetera, insomma i genitori e così, ma come si fa ex novo? Ma guarda, io in realtà sono uno di quei bambini, perché dalla parte di mio papà nessuno ha mai fatto sport, dalla parte di mia mamma giocava a pallamano di Parma, e andando a scuola con i ragazzi mi ricordo che mia mamma era andata da Stunga gli aveva detto porta, perché allora allenava anche lui, portalo a giocare, io sono andato a giocare e poi mi sono trovato benissimo, ma niente era preventivato. Credo che ci voglia ovviamente qualcuno che ti tiri dentro, e poi una volta che ci sei dentro, almeno io mi sono innamorato, per tanta gente così, e credo che a Noceto ci sia quasi una calamita, nel senso, io il ricordo che ho quando sono andato lì non mi sono mai staccato, e anzi gli amici che ho del rugby sono poi gli amici che ho nella vita e che ho tuttora, e quindi credo che l'amicizia faccia tanto. C'è qualcosa di particolare, perché dici il bambino si innamora, ok, ma anche chi gioca uno o due anni e poi smette rimane comunque affezionato. Beh, certo. Perché ci sono delle amicizie che tu coltivi, ma anche che interrompi, poi ti rivedi dopo anni e c'è qualcosa di, secondo me, la forza, sì, e la forza è anche nel fatto che comunque essendo un paese le persone con cui giochi sono le stesse con cui vai a scuola elementari, sono le stesse con cui vai a scuola alle medie, cioè io mi ricordo quando mi ha fatto la finale in Under 15, cioè eravamo insieme a scuola, ci vedevamo all'intervallo, ci vedevamo al bar al pomeriggio, ci vedevamo allenamento, dopo alla fine entri in quasi, cioè li vedi più che i tuoi genitori, i tuoi amici, i tuoi compagni di squadra, e quindi diventa quasi insomma una famiglia. E quando c'è da giocare, quando c'è da vincere, certo, questo spirito di aggregazione comunque. E dopo si viene anche in prima squadra, perché in prima squadra è la stessa cosa, amici che si conoscono da quando c'hanno 4-5 anni, che fanno le scuole insieme, vivono sempre insieme, e dopo questo legame rimane molto più di una squadra magari con tanti soldi che compra gente da fuori, ma comunque il gruppo fa tanto, Fa tanto, e mi permetto di dire dentro il campo fa tanto, come dicevi tu, ma anche fuori, perché voi che giocate in top 12 se ne avete la possibilità non mancate mai a sostenere i vostri amici del Nord. No, guarda, quest'anno sono arrivato un po' tardi semplicemente perché ho fatto un po' troppa festa il giorno prima. Beh, però ti era consentito. Però sì, mi era consentito, esatto. Però sono sempre andato, sempre arbitrato. E una cosa che devo dire, che secondo me rende ancora più bello il Colla dei Sensi, oltre ovviamente all'impegno di tutti, il cibo, la voglia che ci mette qualsiasi persona sia al campo, è anche la struttura.
perché quando si mette insieme il Noce e i campi da rugby insieme, comunque con questo sentiero che ti porta di là, collegamento con la clubhouse, il Noce, d'occhio è gli stand, no, beh, è una cosa incredibile, eh? Forse c'è soltanto l'impianto di Treviso, beh, c'è l'impianto di Treviso e la guizza di Padova che possono forse arrivare a una cosa, esatto, del genere. C'è la cittadella del rugby, ma vabbè, a mio parere non è così bella, cioè, sì, pensiero, sì, personale. Qua insomma pulsa una passione, sì, che là probabilmente, sì, non, no, c'è ancora, no, ecco, diciamo, no, così, diciamo così. Grazie Dado per queste tue belle parole, adesso andiamo con il prossimo pezzo. Bentornati sulle frequenze di Rolling Mool, abbiamo sentito un po' le impressioni del presidente del Rugby Noceto, adesso apriamo una pagina riguardante gli Old Sancho Pancia del Noceto, che nella tappa del trofeo del Ducato svoltosi a Colorno hanno fatto una grande performance vincendo 6 partite su 6, è stata una cavalcata fantastica. A tal proposito abbiamo il contributo audio di Filippo Frati, che è un giocatore anche di Sancho Pancia, è un privilegio giocare con gente come Pippo Frati, Alletanzi, Gianmaria Gabelli e tanti altri, perché veramente fanno sembrare buoni anche il sottoscritto che non è cosa da tutti. Pippo, che ha diretto un allenamento di rugby touch organizzato dai Barbones, ve ne parlerà lui, sentiamo il contributo audio. Buonasera Peder e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Etilica e Rolling Mall, che da ormai da un po' di tempo a questa parte è diventata la trasmissione di punta di questa emittente radiofonica. Quindi Pietro, tanti complimenti a te per la conduzione, per la preparazione e per gli ospiti che ogni settimana riesce a portarci. A questo proposito volevo fare complimenti a Dado, che so che è in studio con te, per l'importante vittoria ottenuta sabato contro il Valsugana, che è valso la conquista del trofeo della Coppa Italia da parte del Valor Rugby Emilia. E quindi veramente Dado, complimenti a te, complimenti a Spenna per questo trofeo, per questo risultato raggiunto. Volevo parlarti del rugby touch, che sta facendo sempre più proseliti, soprattutto nella nostra provincia. Come Noceto abbiamo una squadra che rappresenta la società Rugby Noceto, siamo i Sancho Pancia, che insieme ad altre realtà sempre rigorosamente old partecipano a questo trofeo del Ducato. Il trofeo del Ducato è un torneo a tappe che si gioca solitamente durante la primavera e inizio estate, e che è arrivato sabato scorso alla sua terza tappa, che si è giocata a Colorno. Come Sancho Pancia abbiamo preso parte ovviamente a questa giornata e abbiamo ottenuto un risultato, ecco, non sono la persona più giusta a dirlo, però è un risultato prestigioso, diciamo, perché abbiamo vinto 6 partite su 6, abbiamo giocato un grandissimo rugby, abbiamo segnato tante... Scusate, ma mi è partito il dito dal bottone dell'audio di WhatsApp. No, dicevo che abbiamo segnato tante mete e ne abbiamo subite poche. È un torneo, questo, del trofeo del Ducato, che, come vi dicevo, si svolge a tappe. Partecipano squadre da Piacenza con i Veterans, da Reggio Emilia con i Tocagnint, Parma è rappresentato da 3 squadre, perché ci sono la squadra dei Barbones e Zebroni, che sono sponda Amatori Parma, e poi ci sono i Besioni, che sono invece sponda Rugby Parma. Noceto, come detto, è rappresentato dai Sancho Pancia, e Colorno dai Red Devils. Quella di sabato scorso è stata, come dicevo prima, una giornata trionfale per il colore giallo-blu, perché abbiamo vinto e bene tutte le partite, divertendoci tanto. L'unica partita che ci ha dato veramente del filo da torcere è stata l'ultima contro i Barbones. E vuoi vedere che
è stato un caso che proprio i Barbones hanno avuto le attenzioni dello special coach venerdì scorso. Ricordate, avevamo parlato di questa iniziativa che hanno preso i Barbones, e a questo proposito volevo ricordare a tutti che venerdì 5 aprile dalle ore 17:30 ci sarà la seconda serata dedicata ad uno special coach. Lo special coach per l'occasione sarà Sandro Ghini, quindi presso i campi dell'Amatore Parma a Moletolo, venerdì 5 aprile dalle 19:30 in poi. Tutti quelli che volessero cimentarsi, provare, oppure che già giocano in qualche squadra e volessero fare un allenamento un po' diverso dal solito di touch rugby, sono invitati presso l'impianto di Moletolo dell'Amatore Parma, appunto, per svolgere una seduta di allenamento touch con Sandro Ghini, lo special coach della settimana. Un saluto a tutti e ancora di nuovo complimenti a Dado e a Spenna. Ciao. Ringraziamo l'Azzurro 525 Filippo Frati, che ci regala sempre degli audio mai banali. Allora, Dado, tu il touch ovviamente sei un bellissimo. Fuori classe. No, però mi piace molto giocare al touch. Qual è il trucco del rugby touch? Che consiglio puoi dare a chi ci sta ascoltando? Qual è la difesa, l'attacco, la posizione? La linea di touch in difesa è un alleato importante. Cosa puoi dire? Allora, penso che in attacco la cosa più importante è dare tanto ritmo, perché alla fine si è abituati a giocare al touch passandosi molto la palla e sperando che qualcuno si inventi qualcosa, ma in realtà è molto importante dare ritmo e chiudere le difese, magari i primi tocchi cercare velocemente di andare cioè sulla linea del vantaggio, perché non si placca. Però di avanzare velocemente anche con un passaggio e dentro, per poi lasciare spazio agli altri per giocarsi in uno contro uno in spazi leggermente allargati, o addirittura creare la superiorità numerica. Dado, ti aspettiamo tra 27 anni quando chiuderai la carriera. anche meno. 27 anni ancora di carriera. Niente, grazie. Non ti ho chiesto a chi dedichi la coppa che hai alzato al cielo giusto 2 giorni fa. Ma guarda, una dedica importante va a tutti quei ragazzi di Reggio che negli ultimi 3 anni hanno partecipato ai vari campionati, e soprattutto a quelli che si sono fatti veramente, come si dice, un mazzo tanto e che hanno giocato veramente poco. Mi viene in mente anche gente come Florian, che è andato in Francia, gente come Willy Vacchi, che è stato una vita a giocare con noi e non ha vinto nulla, gente come Tony Mannato uguale. Quindi la mia dedica va a tutte quelle persone che anche nei momenti più difficili, in cui magari non c'era la stessa disponibilità di adesso, hanno sempre messo tanto impegno, e alla fine se siamo arrivati qui è anche merito loro. Sono belle parole le tue, Dado. Siamo arrivati alla chiusura di questa puntata di Rolling Mule, che potrete sentire in podcast già da domani. Dado, vuoi fare dei saluti particolari? Grazie per essere stato qua, ormai sei di casa tu. Volevo salutare il bando, volevo dire che senza di lui si sta da Dio. Sì, è vero. C'è Chicco che è fortissimo. Vabbè. Volevo ringraziare Pippo, che non ho ancora ringraziato per i complimenti che ha fatto a me a Spenna. E volevo salutare tutti gli appassionati di rugby. E ascoltate Radio Etilica e ascoltate Rolling Mule. Grazie, Dado. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ci vediamo alla prossima puntata.